Passerei, visto anche un po' l'ora, alle domande. Sono arrivate alcune domande. Io per facilitare un attimo anche le risposte, assegnerei un eventuale relatore per la risposta, fermo restando che poi ciascuno è totalmente libero di intervenire se ha qualcosa da dire sulla singola domanda. Partirei in fila. Abbiamo la domanda di Guglielmo. Che potrei girare a Manuela Serrentino. Sarebbe cosa fattibile una proposta di legge per evitare le porte girevoli del tipo chiunque ricopre incarichi dirigenziali in strutture pubbliche non può assumere incarichi dirigenziali in strutture private per i 5 anni successivi all'abbandono della posizione precedente e viceversa. Ne dico anche a altre in modo tale che poi ciascuno si può preparare una risposta. Ezia, una domanda che girerei a Marco Bersani. I dati parlano da sé, ma come riusciremo ad informare e a creare un'opinione critica capace di ribaltare questo sistema? A Milano mi aspettavo la partecipazione di decine di migliaia di persone alla manifestazione del 20 giugno. Antonietta, una domanda forse più per Marco Cardiroli. Se non erro, la legge del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, prevedeva la riduzione dei posti letto ospedalieri e contemporaneamente un rafforzamento dei servizi territoriali di prevenzione. I governi nazionali e regionali che hanno intrapreso percorsi opposti possono essere perseguiti legalmente? Roberto, una domanda che potrei girare a Duccio Facchini, cosa possiamo ancora fare come cittadini sui territori delle singole ASST per avere dati aggiornati e precisi che ancora mancano dalle nostre agenzie territoriali? Con quali strumenti? E direi sempre a Duccio, si sa quanti operai e i loro contatti o almeno i loro familiari sono stati contagiati e quanti sono deceduti in Valseriana, Bergamo e in provincia di Brescia? Un'altra domanda che in questo modo andiamo a vedere, vedo un attimo solo la domanda, penso ancora per Marco Caldiroli, i contagiati sul lavoro, così come rilevato dall'INAIL, rientrano nel conteggio quotidiano? E poi un'altra domanda per Manuela, direi, qual è il primo elemento su cui intervenire in Lombardia per correggere la rotta e andare verso una sanità orientata alla prevenzione? Ecco, per il momento mi fermerei qua, darei la parola a Manuela, che vedo direttamente in linea. Il microfono, forse, Ah, ecco. scusa. Ok. Provo a rispondere alla domanda se sarebbe cosa fattibile una proposta di legge per evitare le porte girevoli. Certamente sì, tutte le proposte di leggi sono fattibili se c'è la volontà politica di andare a modificare una determinata situazione. Tengo a precisare che, ad esempio, ci sono anche medici che ricoprono incarichi dirigenziali in strutture pubbliche e che nello stesso tempo, danno le loro prestazioni, a volte anche nel tempo di lavoro in cui dovrebbero essere nelle strutture pubbliche, in studi privati o in ospedali privati. E già da molto tempo si sta chiedendo di fare ai medici in particolare, di fare delle scelte tra chi lavora in una struttura pubblica di non poter lavorare, quindi di fare una scelta di campo. Io ricordo semplicemente che quando l'unica ministra della salute, Rosy Bindi, aveva fortemente voluta questa opzione, la lobby dei medici si era ribellata perché chiaramente
venivano lesi determinati interessi. E quindi quando Rosy Bindi non è stata più ministra della salute, chiaramente questa prerogativa è stata ripristinata. Quindi sì, sarebbe auspicabile che chi lavora nel pubblico presti servizio nelle strutture private, e soprattutto quando si sono ricoperti degli incarichi a livello politico, non ci sia questa situazione di porta girevole. Evidentemente bisognerebbe riuscire a fare una pressione tale per fare in modo che una simile proposta di legge venga presentata, quindi fare una sorta di pressione laddove è possibile, dove c'è magari una maggiore sensibilità, perché questo possa essere accolto sicuramente, ma si tratta comunque di volontà politica. Già che ci sono, provo a rispondere anche alla domanda di Marco Schiaffino: qual è il primo elemento su cui intervenire in Lombardia per correggere la rotta e andare verso una sanità orientata alla prevenzione? Beh, in parte l'avevo già accennato. Secondo me la cosa più importante sarebbe quello di avere i dati epidemiologici di questa regione e avere la capacità di leggere in quei numeri quali sono tutte quelle situazioni che vanno a causare una perdita di salute. E quindi chiaramente, come già accennava Agnoletto, questo prende in causa tantissime figure professionali che non sono soltanto nell'ambito medico, ma perché la perdita di salute noi ce l'abbiamo per motivazioni legate magari al lavoro, sia all'ambiente di lavoro sia ai ritmi di lavoro. Molte le abbiamo legate alla situazione ambientale, e quindi è chiaro che nel momento in cui io voglio pensare a un intervento di tipo sanitario che sia legato alla prevenzione, è chiaro che devo avere il coraggio di affrontare quelli che sono tutte diciamo dei nodi a livello dell'organizzazione sociale che interferiscono su quello che è un processo di salute. Dicevo prima i determinanti di salute. Vittorio aveva accennato al fatto che abitare in un luogo piuttosto che in un altro accorcia addirittura l'aspettativa di vita, ma in alcuni casi è chiaro che noi penso che si debba cercare di non orientare una riforma per curare la malattia. Chiaramente questo aspetto va tenuto in considerazione perché la malattia c'è, e allora bisogna organizzare nel modo migliore possibile questo, e Caldiroli ha già accennato alcune cose, ma dall'altra parte è chiaro che bisogna fare in modo che questa malattia non continui a crearsi, e quindi lavorare per quello che è un processo di salute. E allora lì diventa veramente una riforma scritta non a tre o quattro mani, ma scritta veramente a tante mani. Spero di aver posto eventualmente. Sì, chiedevo all'esempio su queste, adesso devo vedere perché Marco Schiaffino in questo momento, il regista in questo momento non lo sto vedendo, se su questa... su questi temi Vittorio Agnoletto aveva qualcosa da aggiungere. C'è anche la domanda, quello sui contagiati del lavoro, così come rilevato dall'INAIL, se i contagiati sul lavoro rientrano nel conteggio quotidiano. Eccomi qua. Eccoci qua. Non mi ho mai abbandonato, c'ero sempre. Allora,
alcune cose. Primo, i morti sul lavoro per Covid e gli infettati sul lavoro per Covid sono inseriti nei numeri ufficiali. Come sapete, i numeri ufficiali non sono i numeri reali, sono fortemente sottostimati, e basta fare il confronto della mortalità da Covid da un lato, quella della protezione civile, e andare a fare il confronto con i dati Istat, cioè la differenza della mortalità generale marzo-aprile 2020 sulla media marzo-aprile 2015-2019, e si vede che i numeri a livello nazionale praticamente raddoppiano e in alcune zone sono 4-5 volte tanto. La cosa sulla quale riflettere è che anche in questo periodo di riapertura, quindi nella fase 2, moltissime infezioni avvengono sui luoghi di lavoro. L'Istat quasi ormai, l'INAIL, scusate, quasi settimanalmente ormai dalle cifre, e sono abbastanza impressionanti. E c'è un altro elemento. Se si va a separare l'età media dei decessi in generale, che è attorno agli 80 anni, con l'età media dei decessi di coloro che si sono infettati sul lavoro, la media si abbassa immediatamente, ed è ovvio perché 80 anni non si lavora. Che cosa vuol dire? Che tolte pochissime persone, molti, la stragrande maggioranza di quelli che sono deceduti sotto i 60 anni si sono infettati sul lavoro, e nell'oltre l'80% dei casi in ambito sanitario. E questo ci dice che le misure di precauzione universale previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non sono state minimamente applicate, perché non interessano ovviamente in Lombardia, non solo, perché non producono profitto. Il caso che io citavo prima sulla differenza di attesa di vita è il caso di Glasgow, che è riportato in tutti i manuali di epidemiologia. Ecco, 28 anni di differenza, giusto per ricordare di cosa stiamo parlando. Io volevo però fare una riflessione un attimino più generale. Questi mesi hanno provocato sicuramente una grande sofferenza, una grande indignazione e tantissima rabbia. E in alcuni ambiti, per esempio in ambito sanitario, hanno creato anche una crescita della consapevolezza. L'Ordine dei Medici di Milano e della Lombardia non avrebbe stilato quei comunicati durissimi contro la regione se non fosse stato sottoposto a una pressione di tanti e tanti medici che si sono sentiti completamente abbandonati. Però io ho l'impressione che nel futuro prossimo le battaglie per trasformare e modificare il Servizio Sanitario Nazionale e quello regionale devono avere la capacità di legare due aspetti fra di loro abbastanza diversi. E cioè la battaglia concreta sulle leggi, sui decreti, sull'organizzazione, e poi anche una capacità di volare alto. Se no, noi rischiamo di non essere convincenti a sufficienza. Cioè, le parole medicina personalizzata, potenziamo gli ospedali, sono parole di immediata, di facile comprensione. Ci sono stati medici che in ospedale hanno dovuto scegliere a chi dare la CPAP, cioè chi salvare e chi lasciare al suo destino. È chiaro che dire abbiamo fatto, mi riferisco a una settimana fa, un finanziamento per costruire nuovi ospedali sembra la soluzione. Noi sappiamo che il problema era prima, non doveva arrivare quell'ondata di malati sugli ospedali, perché non dovevano infettarsi così tanto, perché molte delle persone che si sono infettate dovevano essere curate a casa, dovevano essere curate sul territorio, non dovevano avere quel tipo di evoluzione, e quindi sappiamo che quell'ondata che è arrivata sugli ospedali è il prodotto di un servizio sanitario che non ha funzionato. Però in termini di propaganda, dire finanziamo gli ospedali sembra un risultato più facile da raggiungere, e entra in rapporto immediatamente anche con dei dati, diciamo così, di non consapevolezza collettiva. Allora,
penso che dobbiamo veramente mettere in discussione il concetto di cura di sanità e collegarlo agli scenari globali e mondiali. Cioè, in sostanza, è difficile cambiare delle leggi se non siamo in grado di vincere sul terreno della narrazione. Cioè, un altro mondo è possibile, è necessario, ma siamo in grado di spiegare con parole facili il perché. Cioè, un conto è dover affrontare un trapianto di midollo, un trapianto di cuore, un conto è dover affrontare una patologia che si trasmette attraverso il contagio e attraverso i comportamenti e che a sua volta consegue a dei cambiamenti ambientali che vengono dal modello di sviluppo. Senza narrazione siamo perdenti, cioè possiamo ottenere cose importanti, lo spostamento di qualche decimale di finanziamento in più sulla sanità, dentro la sanità qualcosa in più sulla prevenzione, ma complessivamente non ce la facciamo. E questo ripropone la necessità di un movimento a livello globale. Mai come oggi la Lombardia è un paradigma e dobbiamo legare il globale col locale e il locale dal globale. Guardate che siamo state la regione, una delle regioni in Europa sicuramente più colpita. Ecco, da ultimo ne approfitto per dire che tutto questo lavoro enorme che abbiamo fatto in questi mesi come osservatorio coronavirus, noi cercheremo di inserirli in questo libro inchiesta senza respiro. Duccio è timido, ma è l'editore di Altra Economia, è l'editore, c'è il crowdfunding su Produzioni dal Basso che rimane aperto perché si può prenotare il libro che uscirà poi in autunno. Ecco lì il tentativo, e quindi contatteremo molte anche delle persone che hanno parlato stasera, sarà quello di denunciare, vedere cosa non ha funzionato, ma di avanzare anche delle proposte in positivo per non rimanere solo sul terreno del cosa non ha funzionato, ma cosa avrebbe dovuto e cosa potrebbe funzionare se un domani, malauguratamente, magari non in autunno ma nei prossimi anni, dovessimo trovarci di fronte un'altra volta a una situazione di questo tipo. Grazie Vittorio. Passerei velocemente la parola a Marco Bersani per quanto riguarda la domanda di Etia, nel senso, come riusciamo a informare, a creare un'opinione critica capace di ribaltare questo sistema? E se si riferiva anche alla sua aspettativa per quanto riguarda la manifestazione del 20 giugno a Milano, dove si aspettava decine di migliaia di persone. Beh, sì, diciamo che la domanda è da 2 milioni di dollari, ma siccome io sono contro la valorizzazione finanziaria di ogni cosa, cercherò di rispondere. Ovviamente questo è, diciamo, il tema. Quando anche come ATTAC abbiamo inviato una lettera a tutte le reti di movimento che si sono mosse durante la pandemia, dicendo appunto: forse sappiamo il perché, forse sappiamo il cosa, il problema è il come, cioè come facciamo, per esempio, a non dirci fra 20 anni la cosa con la quale ha chiuso Agnoletto il suo primo intervento, no? 20 anni fa a Porto Alegre, a Genova, abbiamo detto delle cose, oggi la realtà dimostra che avevamo ragione. Certo, avevamo ragione, ma continuano a decidere gli altri, no? Quindi questo è il problema con cui ci confrontiamo. E su questo dobbiamo sapere che le cose non scattano automaticamente. Possiamo dire che la pandemia ha incrinato una narrazione che prima era considerata quasi oggettiva, quasi indiscutibile. E l'ha incrinata permettendo che la platea di donne e uomini che, avendo perso, diciamo, le certezze su cui prima si basavano, sono diventate curiose, hanno cominciato a provare a sentire altre campane, hanno cominciato a dire: ma forse quello che ci hanno raccontato finora non è vero, e dobbiamo un po' capire invece
qual è una nuova chiave di lettura. Quindi in questa fase, diciamo, l'elemento di potenzialità c'è. C'è perché appunto questo modello ha dimostrato che non è in grado di garantire protezione a nessuno, diciamo che ha asfaltato anche tutti i ragionamenti genericamente sovranisti, no? Che si basavano sull'idea che un determinato territorio oppure un determinato gruppo che ha coltivato benessere poteva conservarlo mettendo fuori tutti gli altri. La pandemia ha attraversato tutto e tra l'altro ha esattamente utilizzato proprio i canali dell'iperglobalizzazione, cioè questa intreccio di prossimità fra sistemi finanziari, sistemi sociali, sistemi economici. Quindi in questa fase le persone sono più disponibili ad ascoltare un'altra narrazione, che è esattamente quella che dobbiamo mettere in campo, cioè senza una nuova visione del mondo le persone possono agire per difendersi ma non agiscono per costruire qualcosa con gli altri. Questo è l'elemento che dobbiamo in questi mesi, dentro questa crisi che si preannuncia drammatica nel prossimo autunno, questo è il percorso che tocca a tutti gli uomini e le donne che non hanno rinunciato a voler cambiare la società. Qual è la difficoltà diciamo dell'aumento esponenziale della consapevolezza? Cioè, perché non c'erano ancora decine di migliaia di persone il 20 giugno a Milano? A parte che io abito a Roma, ma da osservatore esterno mi è sembrato che ci fossero comunque molte persone, ma non è qui il problema della quantità o meno. Ma perché è ancora così difficile? Perché noi veniamo da 20 anni di pedagogia della paura. Facciamo attenzione che questa è la terza crisi globale che stiamo attraversando. La prima è stata quella del 2001, le Torri Gemelle, che ha dato il via alla stagione della cosiddetta guerra globale permanente. La seconda è stata la crisi finanziaria del 2007-2008, crisi globale, che ha dato origine alla narrazione, anche quella per incutere paura, della trappola del debito. E la terza è questa, con la pandemia. Cosa voglio dire con questo? Che sono tutte cose inventate? No, avvengono queste crisi. Ovviamente le crisi sono sempre, aprono contraddizioni nel modello esistente, ma servono anche a riorganizzare e rinsaldare quel modello. E qui la pedagogia della paura è un elemento che viene utilizzato per riorganizzare e ristabilizzare il modello. A me una delle cose che ha colpito durante tutto questo periodo del lockdown è la costante infantilizzazione che è stata fatta della popolazione italiana. Vi cito un aneddoto particolarissimo, no? Quando addirittura il Presidente del Consiglio ha detto che noi potevamo incontrare i parenti fino al sesto grado, tra l'altro rivelando un familismo storico dentro nella cultura profonda di questo paese, e io mi sono detto, quando ho sentito che potevo incontrare fino al mio parente di sesto grado, ma in che società siamo se un Presidente del Consiglio, invece di dirci come dobbiamo incontrare le persone, ci dice quali persone dobbiamo incontrare? Cioè, io il mio parente di sesto grado non so nemmeno come si chiama e dove stia, ma non potevo incontrare i miei amici, le mie amiche, ma potevo incontrare uno del quale non so nemmeno nome, cognome e dove abita. Che c'è dietro questa cosa? C'è l'idea che dentro un'emergenza il popolo è infantile, cioè non va costruita la consapevolezza e l'auto-organizzazione delle persone per affrontare un problema collettivo, ma viene costruita l'infantilizzazione. Non a caso è sparita l'infanzia vera, no? 8 milioni di minorenni sono ancora oggi tenuti ai margini della società, e vedremo a settembre che cosa succederà rispetto alle scuole. Ma è sparita l'infanzia perché si è infantilizzata tutta la popolazione adulta. Questa modalità che cosa comporta? Comporta che se io vengo
attraversato dalla pedagogia della paura, dall'infantilizzazione costante, il meccanismo psicologico che scatta è l'identificazione col potere dominante. Cioè, tanto è vero che il Presidente del Consiglio, che ha agito per alcuni tratti perfino fuori dalle norme costituzionali, agendo per decreto personale, è in cima ai sondaggi perché dentro il panico costruito e diffuso nel paese emerge come elemento di rassicurazione, che è esattamente l'elemento di identificazione col potere che si ha quando una popolazione viene impaurita e infantilizzata. Ora, superare questo dato, che dura da due decenni, non è né semplice né immediato. E quindi si tratta, da una parte, intanto le vertenze hanno cominciato ad esprimersi, tutti quelli che sono stati santificati durante il lockdown come supereroi, adesso finalmente cominciano a chiedere conto, no? Dai rider ai lavoratori della sanità, alle famiglie che hanno subito la chiusura delle scuole, cioè tutti quelli che prima sono stati esaltati adesso cominciano a dire: va bene, allora se siamo quelli che hanno tenuto in piedi questo paese, adesso ci dovete anche garantire diritti, ci dovete dire che non succederà più, eccetera, eccetera. Quindi si sono aperte delle faglie, delle contraddizioni importanti. È chiaro che dentro queste contraddizioni occorre costruire non solo una sincronizzazione fra tutte le battaglie che sono in campo, ma sostanzialmente aiutare ogni persona e ogni battaglia che è in campo a sentirsi parte della costruzione di una società diversa, cioè ridare fiducia che, facendo la battaglia che sto facendo in questo momento, io sto costruendo, sto facendo la mia parte per costruire un avvenire migliore per tutta quanta la società. Questo passaggio non è ancora automatico, ma dentro questa contraddizione ci sono tutte le potenzialità perché venga fatto. E io credo che il cambiamento sarà molto più veloce di quello che ci immaginiamo, molto più lento di quello che desidereremmo. E dentro questa dicotomia ciascuno di noi deve fare la sua parte, e credo che il seminario di questa sera, per esempio, sia un esempio di come quattro mesi di tragedia, che oggi possiamo anche dire di crimine di massa realizzato in Lombardia, oggi ha avuto una chiave di lettura attraverso punti di osservazione differenti, ma tutti abbiamo compreso che l'elemento non è più solo l'indignazione etica, ma deve diventare l'indignazione politica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sicuramente ci sono responsabilità pesantissime, diciamo, nelle persone che istituzionalmente hanno governato la Lombardia e secondo me anche l'Italia. Il problema però non è semplicemente di quelle persone, cioè noi dobbiamo passare dall'indignazione etica, che è sacrosanta, ma non è che se noi domani mandiamo a casa, come spero, Fontana, Gallera e compagnia varia, e mettiamo altre persone, tutto può ricominciare in un altro modo. Dobbiamo riuscire a capire che dietro l'indignazione etica c'è la necessità di una critica sistemica a quello che sta succedendo. Non è questo il tema di questa sera, ma io potrei dire che la filosofia con cui in Lombardia si è trasformata la sanità è esattamente quello che è stato fatto nel Lazio, in forme e modi differenti, ma in un Lazio governato anche da giunte di centrosinistra. Cioè c'è un problema sistemico che va affrontato, modificando il quale noi apriamo le porte a una società differente. Se ci fermiamo solo all'indignazione etica, continueremo a sostituire persone con persone, ogni volta affidandoci a un nuovo salvatore, per poi dopo 3 anni chiamarlo il traditore, e continueremo in questo modo. Quello che dobbiamo comprendere è che l'unico tradimento che possiamo fare è quello verso noi stessi, ogni volta che deleghiamo tutto a qualcun altro, e senza che nessuno di noi diventi né martire né eroe, ma ciascuno facendo la sua parte tutti i giorni, noi abbiamo le possibilità
di mettere in piedi un conflitto che apra le porte a una società differente. Questa è la scommessa dei prossimi mesi, rispetto alla quale ciascuno e ciascuna devono dire da che parte della faglia si schierano, perché o noi riusciamo a riaprire le strade per un altro modello sociale, oppure quando la faglia si chiuderà noi ci troveremo lo stesso modello liberista e di austerità, questa volta però dentro un telaio molto più autoritario, in una sorta di nuovo fascismo moderno. È evidente che siamo di fronte a una biforcazione e dobbiamo aiutare più persone possibili a prendere la strada della speranza. Grazie Marco. Andrei molto velocemente alla una domanda la gira Marco Calderoli, che è quella di Antonietta, che parlava in pratica dalla legge del 78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e si chiedeva, riassumendo, se visto quello che è successo, governi nazionali e regionali che hanno intrapreso percorsi opposti possono essere perseguiti legalmente. Uno dei fulcri della legge del 78 era quella, lo accennavo prima, a questa visione socio-sanitaria, o se vogliamo olistica per certi versi, dell'approccio nei confronti dei fabbisogni di salute. I distretti socio-sanitari avevano la medicina del lavoro, la medicina scolastica, il consultorio, l'attività di tutela ambientale, e nel contempo avevano anche la parte cosiddetta assistenziale, quindi cercavano di offrire un servizio completo, scusate il termine, alla popolazione in funzione del suo fabbisogno. Questo principio, modello, è stato, come dire, da subito dopo il 78 ha iniziato a essere via via smantellato e colpito. Un passaggio importante è stata la legge 502 del 1992, cui poi la ministra Bindi non è riuscita a tornare indietro, e da quello c'è stato un via via, una perdita di pezzi. Un pezzo ce l'abbiamo perso anche addirittura con un referendum nel 93, grazie agli amici della terra, le competenze ambientali che erano appunto delle USL, sono passate a quelle che oggi sono le ARPA attuali. Questo è stato un errore popolare, pensando che indotto, diciamo così, a pensare che in questo modo si sarebbe guadagnato in termini di efficacia dell'intervento pubblico. Così non è stato. Di fronte a questa situazione, oltre al manifesto, a latere perlomeno del manifesto, ci sono dei gruppi misti di diverse associazioni che stanno lavorando per accogliere idee e anche per poter redigere, almeno a livello di principi principali, una proposta di legge, che vediamo come uno strumento, non come un obiettivo, per riuscire anche a dare un quadro, una cornice di carattere legislativo alle cose che abbiamo in mente, quindi a questa riforma della controriforma, cioè un ritorno al futuro della riforma sanitaria del 78, ovviamente attualizzata e con tutte le migliorie e gli insegnamenti degli ultimi anni. Un aspetto che sicuramente sarà centrale in questo sarà quello della revisione, modifica, sostituzione del sistema DRG, cioè del pagamento a prestazione, di cui ci accennava prima, che ha fatto una serie di disastri, anche di crimini in qualche modo, ad esempio pensate alla clinica Santa Rita a Milano, dove pur di fare DRG, pur di essere pagati a prestazione, si facevano delle operazioni del tutto inutili, praticamente torturando per certi versi addirittura le persone. Questa cosa va cambiata, e l'unico il modo per riuscire a cambiare è quello di andare verso l'utilizzo di strumenti di carattere epidemiologico che misurano, tra virgolette, lo stato di salute della popolazione in un certo territorio, e quindi possono dare conto dell'effettiva efficacia delle attività di prevenzione. C'è un altro comitato, il Comitato Rodotà, che pensa di proporre un referendum abrogativo su quella legge 502-92 di cui accennavo prima, che ha in qualche modo iniziata la privatizzazione, detto in termini di terra-terra, e
ci si può pensare, non è così semplice, sia perché raccogliere firme per un referendum in questo periodo non è così facile, e anche dal punto di vista tecnico-legislativo semplicemente andare a abrogare quella legge non è detto che di per sé riesce a portare un risultato. Sicuramente può essere una spinta, ma poi ci sarà bisogno di avere una proposta alternativa, come potrà essere la proposta di legge di cui accennavo prima, come pure una vertenzialità diffusa, come accennava Bersani. Grazie. Grazie. Adesso andiamo sulle ultime domande, perché si sta facendo davvero, davvero molto tardi. Domande che girerei sia Lucio Facchini prima, magari Francesca Nava dopo. Cosa possiamo ancora fare come cittadini sui territori delle singole ASST per avere dati aggiornati e precisi che ancora mancano dalle nostre agenzie territoriali, e con quali strumenti? E poi la domanda che avevo fatto prima: si sa quanti il numero di decessi, quanti sono, si sa quanti operai e i loro contatti, o almeno i loro familiari, sono stati contagiati, quanti sono i decessi, Basseriana, Bergamo e provincia di Brescia, ecco, queste due domande. La seconda la lascio a Nava, a Francesca, d'accordo con lei. Sulla prima, io e per così prendo anche 30 secondi e basta, che siamo tutti tirati, ribadisco quanto dicevo prima, cioè secondo me lo strumento dell'accesso civico è uno strumento che anche in questo caso, nonostante il blocco iniziale delle ATS e delle SST, ha dimostrato la sua utilità. È chiaro che arriva a situazione ampiamente pregiudicata, è chiaro che non è uno strumento che da solo basta e avanza per mettere mano all'insufficiente risposta dei quadri dirigenziali della Regione Lombardia, però non è a disposizione solo dei giornalisti, quindi nel caso dei cittadini che volessero conoscere nel dettaglio l'operato della loro SST, come abbiamo fatto noi, possono ricorrere a questo strumento, e nel caso di dinieghi del tutto pretestuosi possono provare a fare istanza. È chiaro che andare al TAR ha dei costi ed è purtroppo rischia di essere escludente. Dico solo una cosa rispetto ai dati, che ovviamente i dati senza una lettura chiara possono anche essere del tutto limitati e limitanti. Per esempio noi dalle SST, quando sono state costrette dai loro responsabili di prevenzione e corruzione a rispondere, abbiamo ricevuto una montagna di dati non elaborati, talvolta nemmeno intellegibili, perché banalmente trasmessi con un PDF scannerizzato, non ordinati in un Excel, tra loro del tutto discordi. C'è la SST di Bergamo Est che conta i pazienti in un modo, c'è quella che li conta in un altro, c'è la SST che conta i tamponi in un modo e te li comunica in un altro, cioè poi si rischia di essere sommersi dal dato e non invece salvati dal dato, quindi bisogna anche e nella loro sistematizzazione. Detto questo, ribadisco, lo strumento dell'accesso civico è estremamente prezioso, tant'è vero che a seguito delle nostre attività, diciamo così, di inchiesta giornalistica, ci sono stati anche degli sviluppi su altri fronti, quindi è uno strumento che paga, ed è uno strumento anche, concludo, che chiama alcune realtà a rispondere invece delle loro prese di posizione tranquillizzanti in fase di picco epidemico. Per esempio la TS in Subria, sempre Varese come Mediolario, nel picco dell'epidemia rilasciava comunicati stampa molto tranquillizzanti in cui diceva: ma no, ma insomma, si dice di questa cosa dei decessi nell'RSA, ma noi su 10.800 ospiti ne risultano 30, era il picco. Poi a noi con l'accesso civico ne hanno comunicati 400, che uno dice: nell'arco di un mese i morti sono schizzati senza alcun precedente in termini relativi, nemmeno rispetto a Milano, e sono arrivati a 400, oppure probabilmente si raccontava, a proposito anche di quello che diceva Bersani prima, trattando i cittadini un po' come dei rimbambiti, una realtà molto parziale. Quindi questo mi sento di dire.
Grazie Duccio. Passerei la parola a Francesca, anche con, alla quale chiedo anche, giro anche un'ultima domanda, se può rispondere. Vediamo qualche possibilità scaturibile dalla commissione d'inchiesta regionale, se partirà ovviamente. Ecco, ti lascio la parola. Parto da quest'ultima domanda perché proprio oggi, diciamo, mi sono scambiata anche pubblicamente qualche battuta con quello che dovrebbe essere il presidente di questa fantomatica commissione d'inchiesta, Jacopo Scandella, consigliere regionale del PD. Diciamo che ci sono le condizioni per non farla partire questa commissione d'inchiesta. Io ovviamente spero che parta perché è sempre bene provarci, ma c'è stata proprio un'operazione di ostracismo totale da parte della giunta, non si stanno presentando, non è nemmeno calendarizzata, io credo, per la costituzione della commissione d'inchiesta. Hanno cercato di non dare la presidenza come previsto dalle regole agli esponenti della minoranza che avevano indicato e hanno, diciamo, scelto Jacopo Scandella, hanno fatto quel giochino con la Baffi di Taglia Viva, che poi ha fatto un passo indietro, per cui io non lo so se nascerà. Mi auguro che nasca questa commissione d'inchiesta regionale sulla gestione dell'emergenza Covid. Non sono ottimista, nel senso che non mi fido molto, soprattutto perché visto come sono andate le cose, come stanno andando le cose, non so quanto una commissione d'inchiesta possa diciamo, aiutare a ripristinare, a ricostruire la verità. Ovviamente tifo perché nasca e credo che sia importante anche a livello democratico che nasca una commissione d'inchiesta, ma non credo che la maggioranza, che la giunta Fontana in nessun modo collaborerà per far luce sui fatti, ma si è visto anche dalla narrazione che loro hanno di quello che è accaduto, cioè non c'è stato un minimo esame di coscienza, non c'è stata una minima, diciamo, presa anche d'atto ma anche delle gaffe che sono state dette, cioè proprio una continua rivendicazione delle decisioni prese. E addirittura ricordo ancora la frase che mi fece inorridire della famosa delibera, no, con cui si decise di mandare i malati Covid nell'RSA, che Fontana disse: ah, ma fu un errore dei tecnici. E chi li ha scelti quei tecnici? Chi li ha messi lì quei tecnici? Quindi insomma io spero che nasca, non sono molto ottimista. Vado brevemente sulla domanda sui morti, sui contagiati nel mondo, diciamo, tra gli operai nella Bergamasca. Diciamo che a Bergamo è successo, c'è stata tantissima confusione anche sulle modalità con cui si sono fatti i tamponi. Ci ricordiamo che tra l'altro il 23 di febbraio anche lo stesso ospedale di Alzano Lombardo non aveva tamponi all'interno della struttura, e questo è anche uno dei motivi per cui poi è stato riaperto l'ospedale, perché non c'era la possibilità di tracciare e di fare i test. L'ATS Bergamo ha diciamo fatto un monitoraggio selettivo in Valseriana solo sul 2% della popolazione. Questo ovviamente ha fatto arrabbiare moltissimo i sindaci, tant'è che l'ATS ha promosso una campagna di monitoraggio che è iniziata qualche giorno fa su 17 comuni della media della media alta valseriana, credo, o bassa e media valseriana. Però di fatto quello che sta succedendo ed è successo fino ad oggi nella Bergamasca è che tutte le campagne di monitoraggio sono state fatte su iniziativa dei comuni, trovando degli sponsor e dei finanziamenti. Una campagna molto interessante è stata fatta nella città di Bergamo, dove sono stati trovati, diciamo, dei soldi con degli sponsor, diciamo, di istituti di ricerca. E la cosa interessante che è emersa è che su 10.000 test effettuati il 21% delle persone è risultato positivo. Per quanto riguarda i lavoratori, il dato che noi abbiamo oggi a livello nazionale, l'ultimo report dell'INAIL ci consegna il dato di 49.000 contagiati, tra cui 236 deceduti. Ecco, questo è un dato che diciamo per il 35% dei contagiati riguarda la Lombardia, e la metà dei deceduti è avvenuta in Lombardia. Ovviamente il dato più alto è a Bergamo, ma questi dati sono niente, nel senso che sono dei dati che riguardano una parte minuscola della forza lavoro a livello sia nazionale, ma in questo caso a livello regionale. Riguardano soprattutto gli operatori sanitari all'interno degli ospedali, quindi delle RSA.
Perché? Perché ovviamente tutta la procedura per trasformare anche la malattia in infortunio, quindi con denunce, con tamponi non vengono fatti ed è molto più lunga per le altre, diciamo, attività produttive. Ovviamente la situazione all'interno delle fabbriche come monitoraggio è praticamente pari a zero, nel senso che ovviamente c'è un combinato disposto di lacune dell'ente che è preposto a fare i tamponi che non li ha fatti e non li sta facendo, speriamo che li faccia adesso come, diciamo, ha promesso, e ovviamente non c'è la volontà delle fabbriche di sapere se i propri dipendenti sono positivi oppure no, perché ovviamente questo poi comporterebbe un blocco della produzione, per cui in grandi aziende, in grandi realtà industriali, come appunto ricito la Dalmine perché è un caso che ho studiato e che ho indagato a fondo, dove sono morti due operai e altri sono finiti in terapia intensiva, so di uno che è uscito pochi giorni fa, è stato quasi 45 giorni ricoverato. Ho risentito nuovamente gli operai, ho chiesto se sono stati fatti i tamponi, ovviamente i tamponi dipendono dall'ATS, molti sono stati a casa anche 30 giorni, 40 giorni, ma l'ATS ovviamente non l'hanno vista, dopodiché devono tornare a lavorare perché altrimenti muoiono di fame. Quindi non c'è stato un monitoraggio nella provincia di Bergamo, quindi non c'è stata, diciamo, non c'è cognizione proprio sulla popolazione e tantomeno non c'è un monitoraggio all'interno delle fabbriche, anche perché appunto per i motivi che elencavo prima, quindi molte realtà produttive non conviene sapere se hanno un cluster o persone malate all'interno della propria fabbrica, anche soltanto a livello magari di asintomatici, perché è ovvio che se una persona si ammala ed è sintomatica e rimane a casa, viene in qualche modo tamponata, però se io lavoro a stretto contatto con una persona che si è ammalata e che è positiva, pretendo di essere tamponata, pretendo di ricevere anch'io un tampone e di sapere se in qualche modo posso a mia volta essere contagiosa. Ecco, questo non è stato fatto, non viene fatto, per cui non abbiamo la contezza né dei contagi e diciamo sui decessi. Questo lavoro che sta facendo l'INAIL ovviamente è un lavoro molto lungo, si può fare sugli operatori sanitari ed è stato fatto molto sugli operatori sanitari, per le altre attività produttive ovviamente il procedimento è molto più lungo, perché soprattutto ci deve essere un tampone positivo che determini che la persona quindi da malato si trasformi in infortunato. Quindi questa è la situazione, il quadro. Grazie Francesca. Siamo arrivati al termine della serata, anche perché stiamo andando verso le 3 ore di seminario, quindi la prima cosa è ringraziare un po' tutti quelli che sono riusciti a seguirci fino adesso. Questo seminario è registrato, di conseguenza cercheremo di renderlo disponibile su internet per chiunque lo voglia vedere, rivedere, o chi non ha resistito il lunedì sera fino a quest'ora. Ringrazio davvero tanto tutti i relatori di questa sera per la loro partecipazione, perché è stata una partecipazione non semplicemente formale, ma è stata una partecipazione, io credo, molto sentita. Pensiamo e speriamo di essere riusciti, nell'intento di dare una lettura sia della situazione e di dare anche uno stimolo a che cosa fare, o perlomeno la direzione che dobbiamo prendere per cambiare la situazione, non solo in Lombardia, soprattutto in Lombardia in questo periodo, ma non solo. Io mi fermerei qua, ringrazierei nuovamente tutti e speriamo di poter continuare a portare avanti queste tematiche anche in altre occasioni, anche perché la questione della pandemia e dei cambiamenti che porterà la pandemia nel nostro modo di vivere e nel nostro mondo, sicuramente non ha un capitolo chiuso. Grazie anche a Fiorenza per la regia, che è subentrata a Marco Schiaffino, che ha avuto qualche problema. E grazie davvero a tutti, e facciamo circolare il più possibile questo seminario e continueremo a occuparci della questione. Davvero grazie e buonanotte a tutti.